Il ponte sul lago e il bioparco di Vagli rappresentano il nuovo traino turistico di questa estate 2016 in Valle del Serchio. Da oggi il percorso naturalistico è caratterizzato dalla presenza di tabelle o cartellini che descrivono con precisione le piante spontanee che si incontrano lungo il tracciato. Il lavoro di ricerca e messa in opera è stato realizzato dall'associazione culturale Il Cerchio delle Pietre, sotto la spinta del primo cittadino di Vagli, Mario Puglia, in modo da dare un qualcosa in più ai visitatori. Noi abbiamo dato in mano la situazione a un naturopata importante come Marco Pardini e crediamo nella sua professionalità nel catalogare tutte quelle che sono le piante e le erbe di questo territorio. A Marco Pardini, direttore del bioparco, chiediamo quali piante possono osservare i visitatori che percorreranno il sentiero che costeggia il lago di Vagli e che porta al ponte a funi sospese. I turisti, gli interessati alle piante, ma anche i semplici curiosi, potranno trovare in questo anello, che è poi il bioparco di Vagli, una serie di piante che crescono rigogliose in questa zona anche per la presenza lacustre, ovviamente, e anche per la sua esposizione. Piante che sono tipiche della zona apuana, piante che abbiamo utilizzato nella tradizione popolare, quella di una medicina di campagna, la medicina delle famiglie. Troveranno una serie di piante che crescono prevalentemente in questa zona ancora per molto tempo, potranno essere visitate con cartellini esplicativi dove daremo delle note.